Benvenuti ad Accordi e Melodia. Musicologo, oggi volevo chiederle in che modo un pianista professionista come lei si è dovuto adattare alla società. Ma in realtà io, Matt, oggi volevo chiederti... Mi stai trattando come la società tratta voi pianisti? Matt, o musicisti? Non ce l'hai un lavoro? Per favore, basta. Sì, è questo il mio lavoro. Ah, questo? Suppongo di sì. Vabbè, comunque sei qui al pianoforte, tutto da solo, a suonare, nostalgico. E qui è da entrare. Però... Ti faccio pena. Dillo. Sì, assolutamente. Sì, mi fai pena. Un po' a tutti i pianisti fanno pena, però vabbè. Dai, Matt, bando alle ciance, dai, su, ciancio alle bando, non lo so come si dice, vabbè. Comunque, diciamo questo, che in generale, e specialmente all'inizio, un pianista non è che gli interessa molto avere un feedback da parte della società. Sappiamo comunque che sta studiando e deve ancora maturare per arrivare ad esprimere se stesso, e quindi potrebbe essere un po' presto avere questa sensazione, questa voglia, no? Di avere dei feedback positivi o negativi da parte della società. D'altro canto, è pur vero che questa cosa potrebbe plasmare il pianista stesso. Faccio un piccolo esempio: nella mia vita io sono un organista liturgico e per il quartiere sono il cassamortaro, cioè colui che suona ai funerali, cioè la gente si gratta. Immagino quindi sia assolutamente difficile vivere in un contesto simile, dove da un lato, no, vi è appunto l'empatia, la profondità di un musicista, e dall'altra parte c'è il giudizio freddo e spesso senza alcuna base, ok, né teorica e nemmeno emotiva, della società, che si ritrova in qualche modo appunto a giudicare tantissimi artisti. Esatto. Come nel caso del musicologo c'era il quartiere, come per tanti altri artisti, cantanti, chi più ne ha più ne metta. Nel medesimo modo, questa cosa in che modo quindi incide poi effettivamente su un pianista, su un musicista o su di lei? Calcola questo, Matt, se allarghiamo lo spettro, non so, un pianista che lavora in un locale sarà un localaro, sarà il morto di fame che prende due spicci per fine serata e via. D'altro canto, è questo il primo pensiero empatico da parte di una società. Ok, però questo comunque accade bene o male in tutti i lavori, nel senso, se io sono un bidello, ok, o un addetto alle pulizie, verrò etichettato subito come una persona priva di cultura, una persona che non ha studiato, ok? E quindi questo avrà un impatto su quel dato ruolo lavorativo. Per quanto riguarda un musicista, la cosa è diversa o possiamo applicare il medesimo? Allora, io personalmente direi che in realtà sì, il ragionamento è lo stesso. Per mia esperienza personale non è che importi molto questa cosa, anzi addirittura accresce la mia umiltà, ok? Bisogna anche capire che effettivamente nell'ambito musicale, per quanto possiamo essere bravi, per quanto possiamo essere studiosi, studiati, dei dottori della musica, comunque siamo in un campo che riguarda l'intrattenimento. Ergo, potrebbe valere per chiunque. Beh, mettiamo in chiaro questo, che ovviamente se fai un lavoro pratico, ok, dove lavori tot ore al mese e guadagni appunto quel tot, bene o male non è che influenzano molto il lavoratore, con tutto il rispetto ovviamente, ma se andiamo appunto sul pianista o sul musicista, il giudizio, quello che pensa chi ci sta intorno, ovviamente può influenzare positivamente o negativamente noi stessi. C'era dal fatto che mentre suoniamo esprimiamo sempre un sentimento. Riassumendo, critiche o giudizi freddi nei confronti di un mestiere X, che rimane comunque statico, ovviamente nella sua forma di rispetto, in quel modo non intacca l'operatività del lavoratore. Il musicista, invece, essendo un po' un vaso, volendo anche di Pandora, se raccoglie tutte emozioni negative, potrebbero influenzare notevolmente il suo lavoro e quindi la sua carriera. Esattamente. In merito invece al discorso dell'intrattenimento, non le sembra un po' di sminuire in questo modo la musica? Vista come solo intrattenimento? Assolutamente no, Matt, perché se ci pensiamo, la società ha bisogno di mangiare, ha bisogno di vestirsi, ha bisogno della casa, ha bisogno di vivere, non ha bisogno di ascoltare il musicologo o Tizio, Caio e Sempronio perché la musica riempie la sua vita, cioè è un lavoro marginale, su questo penso che ci siamo tutti.
Questo è vero però, ad oggi la musica si dà per scontata e la si giudica con estrema superficialità. Verissimo, ma sottolineiamo anche il fatto che questa cosa avveniva anche nel 600, nel 700, nell'800, nel 900 e verrà nei secoli dei secoli. Amen. Bisogna dire quindi che per quanto la società possa essere ostile, possa sembrare ostile nei confronti della musica e del musicista, questa però incide nel forgiare il musicista stesso. Pensiamo a un rapper che si esprime attraverso la sua musica, la sua arte, la sua cattiveria. Pensiamo a una musica pop magari che è un pochino più poetica. Pensiamo alla musica classica che è molto introspettiva. È comunque lo specchio di ciò che ci gira intorno. Quindi sì, la società ci rende spesso la vita difficile, ma rispecchia quello che siamo noi. In sostanza, o forgia o distrugge. Bene, in conclusione con il discorso che abbiamo appena fatto, spero e speriamo che sia passato un messaggio rivolto a tutti in generale, ovvero il rispetto e un giudizio assolutamente meno superficiale nei confronti degli artisti che appunto riescono a vivere negli abissi e a sopravvivere negli abissi della società. Sarebbe bello Matt, però ricordiamo che è proprio per questo che la musica è di tutti, ma non per tutti.